Alea Iacta Est, ovvero il dado è tratto, anzi è perso, e con lui si perdono importanti punti del mondiale. Ma chi di dado ferisce, vedi Ferrari a Silverstone, dove il dado perso dalla Red Bull ha consentito ad Alonso di passare Vettel, di dado perisce. Vedi ancora Ferrari all'Nürburgring con la perdita del dado sulla vettura di Massa, che ha consentito sempre a Vettel di superarlo all'ultimo giro e di guadagnare punti importanti nell'economia del campionato. Ma può un semplice particolare come il dado ruota essere così importante? Assolutamente sì, vista la frequenza dei cambi gomme e visto l'estremo equilibrio delle prestazioni in gara. Nella Formula 1 di oggi, quindi, questo particolare, tecnicamente banale, ha assunto un'importanza mai avuta, considerando che in passato il cambio gomme era un evento occasionale e che fino a 2 anni fa il tempo di pit stop era determinato dal rifornimento benzina. Quindi, oltre ai perfezionamenti dell'operazione di cambio gomme studiati negli ultimi anni, tra cui si sottolinea l'innovativa idea della Red Bull, che utilizza dei raggi laser puntati sulle braccia dei meccanici per dare il consenso automatico alla ripartenza, quest'anno tutte le squadre si sono concentrate su questo particolare. Ma quali sono i problemi che deve risolvere il progettista per realizzare un dado ruota che assolva in modo efficace il suo nuovo compito? Il primo problema è quello della lunghezza del filetto di avvitamento e del suo imbocco. La lunghezza deve essere un perfetto compromesso tra un serraggio sicuro ed il tempo di avvitamento-svitamento. Il disegno del filetto e del suo imbocco devono evitare impuntamenti o, peggio, disassamenti al serraggio. Il secondo problema, ma solo in ordine cronologico, è quello del sistema di ritenzione del... Infatti, dato che i tempi sono sempre più ridotti, si sono nel tempo messi a punto dispositivi che trattengono il dado sulla pistola. In questo modo si evita di utilizzare 2 dadi diversi con tutte le relative perdite di tempo che ciò comporta. Tali sistemi sono realizzati con delle sfere inserite sulle facce dei dadi, trattenute con delle opportune molle o con speciali calamite. A meno della Mercedes, che utilizza un sistema con il dado ruota che rimane sul cerchio, soluzione efficace ed intelligente ma di dubbia regolarità. Sembrerebbe tutto abbastanza banale, ma allora com'è possibile che squadre top come Red Bull e Ferrari incorrano in errori così penalizzanti, di cui la perdita del dado è il più comune? Per effettuare cambi gomme in circa 3 secondi, tutto deve essere perfetto, e con tutto si intende sia il lato tecnico che quello umano. Tecnicamente occorre elevata qualità del progetto del sistema, continuo e rigoroso controllo dello stato del materiale e dei dadi, e attrezzatura adeguata. Umanamente occorre tantissimo allenamento, sia psicologico che fisico, e ciò richiede tantissime prove da fare sia in sede sia in circuito, nella corsia box, in modo da far familiarizzare la crew con l'ambiente di lavoro. Che sia giusto che tutto ciò possa condizionare il risultato di una gara o del mondiale è un'altra storia. Ma vi ricordate il mondiale buttato via da Mansell in Ungheria nell'86, quando perse un dado e poi la ruota?